giorno, insomma, la vigilia dell'ultima giornata del girone di andata si fa sul campo del Monopoli, che è la rivelazione di questa prima tornata di partite. Come ci arriva? Intanto buongiorno a tutti. No, andiamo a giocare contro una squadra, secondo me, la rivelazione più importante di questo campionato, allenata da un ottimo allenatore, una squadra molto forte, quindi è inutile enfatizzare il loro campionato. Noi ci arriviamo con una serie di acciacchi oramai che siamo abituati, abbiamo probabilmente perso anche Rossetti e Silvestri, quindi eravamo già corti in quel settore, però faremo di necessità virtù. L'assenza di Charpentier è un'assenza pesante e purtroppo sarà anche per lungo tempo, però non ho mai cercato alibi, tutto mi si può dire. Io cerco sempre di esternare quello che penso, cerco di non essere mai banale, poi le mie dichiarazioni di fate fare il giro del mondo sul web, però io dico sempre quello che penso, in difesa di una professione dove hai responsabilità, voglio dire, illimitate, quindi per rispondere alla sua domanda cercheremo di non essere la vittima sacrificale, come ho detto sempre, convinti che metteremo in campo una squadra che abbia un equilibrio, una squadra forte, che si andrà a giocare la partita come ha sempre fatto in tutte le partite di Coppa e di campionato. Probabilmente l'unica volta che la squadra non mi è piaciuta, lo ritroverò fino al libero simile, è stata a Caserta. A Caserta per approccio, per determinazione, per quelle che sono le caratteristiche di una mia squadra. Poi per il resto questi ragazzi gli devo dire sempre grazie. Facciamo Iepariello, Sciosha, De Vito, Marzullo, grazie. Mister, naturalmente è sempre più complicato quando si trova a gestire emergenze, nel senso soprattutto un doppio forfè come accettavamo con la sette Silvestri, perché naturalmente poi la coperta diventa più corta. In questo contesto potrebbe rivedere il modulo, quello che nell'ultima rete ha dato grandi risultati, oppure pensa di adattare qualche giocatore per ovviare a questa propria defezione? Io penso che un allenatore non deve essere un masochista, su questo non c'è ombra di dubbio. La struttura, lo schema va in funzione anche degli interpreti che si hanno a disposizione. Ed è normale che nel momento in cui ti vengono a mancare dei punti di riferimento che sono stati determinanti per quella struttura, potresti trovare anche degli accorgimenti. Noi domani arriviamo molto corti, ma del resto la nostra rosa è esigua e questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, proprio sia a livello numerico, perché noi in tante partite ci siamo trovati ad andare in campo, come ieri diceva un giocatore della Juventus, forte, con infiltrazioni, con sofferenza. Mi è piaciuta molto quella intervista a fine partita a Verona. La mia squadra non c'è una partita che due o tre giocatori non vanno in campo infiltrati o coperti con antidolorifici, con Toradol, ma questo non c'è bisogno di dirlo. E questo lo stiamo facendo, e domani sicuramente abbiamo cercato di trovare le opportune contromisure, che non mi sembra giusto esternarle in questo momento, ma sicuramente l'Avellino ha una guida esperta, uno staff navigato e sicuramente non si farà trovare impreparato. Zio Lino, in effetti se si toglie la regina che sta facendo un campionato a parte, Monopoli addirittura sarebbe primo in classifica, campionato davvero sorprendente e strepitoso, quindi gara difficilissima. Però la tua squadra, soprattutto quella vista a Terni e vista a Viterbo, che è venuta a casa con i tre punti, con un gioco intelligente, con soprattutto un non possesso quanto più attivo è possibile, se la va a giocare alla pari o no? Alla pari non lo so, sicuramente ce l'andremo a giocare, poi bisogna vedere anche il valore dell'avversario. Noi sicuramente abbiamo cercato in settimana di lavorare su qualche piccolo difetto che loro hanno e sulla grande forza di impatto che hanno, quindi sia nella fase di non possesso sia nelle argomentazioni della fase di possesso. Sì, il Monopoli, se non ci fosse la regina che sta facendo qualcosa di straordinario,
sarebbe in testa alla classifica, lo ripeto in maniera meritata, solo complimenti all'allenatore, che io conosco benissimo, alla società che ha allestito questa squadra e a tutto il gruppo. Noi sappiamo di affrontare una squadra forte, sappiamo che domani la partita era difficilissima, adesso è diventata complicatissima per le assenze che abbiamo. Però come ho sempre detto, non cerco alibi e anche domani la mia squadra non sarà la vittima sacrificale. Poi le partite me lo insegnate, molte volte sono anche gli episodi a determinare, no? Di solito le mie squadre quando vanno in vantaggio, ma non solo ad Avellino, è sempre stata difficile non portare risultati a casa. Noi per 3 volte consecutive abbiamo preso traversa piena sullo 0-0. Magari, cosa voglio dire? Magari c'è un episodio, anche domani, che ci può andare bene, la partita si indirizza in maniera favorevole all'Avellino. Un episodio potrebbe aprire le porte e spalancarli al Monopoli, su questo bisogna essere molto attenti. De Vito e Marzullo, grazie. Mister, buongiorno, che settimana è stata, no? La prima con la nuova proprietà che ha garantito quello che sembrava un po' in dubbio, cioè gli stipendi di dicembre, e poi le titolare molto legata di somma. Giovedì l'abbiamo visto in 2 tribune differenti con Martone, se la cosa che risulta un po' strana per realtà all'interno. Io penso che queste domande a me non me le dovete fare. Io ho un ottimo rapporto con tutti i componenti che ho l'onore e il piacere di lavorare. Ho anche un buon rapporto con Martone. Cioè, di somma è uno che è stato, e lo ripeto fino all'inverosimile, da solo in ogni allenamento, in ogni situazione. È uno che nei momenti di difficoltà si è dimostrato uomo con la U maiuscola, ed è normale che un uomo che ha sentimenti come lo sono io non ha difficoltà nell'enfatizzare l'uomo di somma. Poi quello che ha fatto a livello tecnico è sotto gli occhi di tutti. La nuova proprietà si è presentata benissimo, perché in pochi giorni ha ottemperato a tutti, quindi dimostrando solidità economica e grande serietà. Io di solito frequento la parte sinistra del partenio, vale a dire gli spogliatoi, anche perché il tempo a mia disposizione è poco per preparare gli allenamenti, per lavorare sugli avversari. La parte destra, quella della tribuna Montevergine, dove ci sono gli uffici, la frequento molto molto meno, di rado. Sono andato 4 volte in 2 mesi che ho il piacere di guidare questa squadra, quindi altre cose non competono me. Io ho sempre detto che sono stato servo di questa maglia, e fino a quando avrò l'onore di essere servo di questa maglia la rispetterò e la farò rispettare in tutte le maniere. Allora, buongiorno. Buongiorno. Una domanda un po' provocatoria, perché anche questa settimana Capuano è stato ricordato più per le sue dichiarazioni ad effetto che non per quello che fa in campo. La controprova è stata anche dal collega allenatore che ha detto: se è andato l'Avellino a vincere a Terni, possono farli tutti, quindi diciamo viene sminuito un po' il lavoro di Capuano. Io non credo. No, un allenatore che dice sì. Allora rispondo prima a tutte e due le domande. Io sono sempre quello che mi, magari sì, ho visto anch'io delle cose simpatiche, ma io vivo il calcio come emozione continua. Esterno in maniera pacata quelle che sono le mie convinzioni, non mi sembra mai di aver fatto teatro o circo, sempre in maniera pacata, in maniera tranquilla, esterno quello che è il mio sentimento e quello che sono i miei convincimenti. Quando dico che questo è un mestiere difficile, far felice il panettiere o far felice il barista, lo dico con... Faccio impressione con la dichiarazione della macchina, più che altro. La macchina... Bene, volevo dire che, e anche questa la ripeto con estrema tranquillità, magari una coppia che deve andare a vedere la partita fa l'amore in macchina perché la domenica deve seguire la propria squadra o deve fare il biglietto, proprio per far capire il sentimento forte di uno che vive un'intera settimana in base al risultato della propria squadra. Però anche questo, signor Marzullo, io lo dico con grande sentimento e vengono estrapolate, ma io lo dirò sempre, però in 30 anni nessuno potrà dire quello che molti allenatori
addetti ai lavori o giocatori hanno infrancato e infrancano con le nefandezze più gravi e si permettono anche di dare giudizi su come allestire una squadra o come va costruita o sulla gestione. E Avellino penso che è stata una delle vittime più notevoli, no? Negli ultimi anni delle porcherie calcistiche, o sbaglio? E quindi è giusto che io vada nell'enfatizzare il più alto sentimento, che può essere quello di un tifoso, dove l'allenatore deve essere garante, che non per le porcherie, quelle non appartengono alla mia filosofia di vita e né tantomeno appartengono al mio convincimento proprio sentimentale. Per quanto concerne quello che ha detto Ginestra, penso che lei stava parlando, Ginestra ha fatto una dichiarazione dove penso che ha enfatizzato, quando uno dice una cosa del genere enfatizza l'allenatore. Io non penso che lui voleva dire questo, perché se voleva dire realmente questo ha fatto una caduta di stile illimitata per due motivi. Uno, perché non si può offendere nella maniera più notevole un gruppo di giocatori. Due, vuol dire che allora sono scarsi anche loro, perché se non vado errato è finito quasi il campionato, il girone d'andata, e la Casertana ha due punti in più dell'Avellino, o no? Anzi, le dico di più, visto che nella mia gestione ho fatto un punto in più della Casertana, quindi se siamo talmente scarsi, non lo so, ma io non penso che Ciro voleva dire questo. Infatti adesso non è che lo voglio difendere. L'adrenalina della partita, è un ragazzo intelligente, serio, io non penso che volesse dire ciò, magari gli avranno fatto anche correggere, però sicuramente non è stata una bella cosa, soprattutto per i ragazzi che ho l'onore di allenare, perché noi se abbiamo fatto questi risultati non ce li ha regalati nessuno e sono risultati in un girone d'andata. La chiudo qui, io conosco Ciro, è un ragazzo intelligente, l'ho visto crescere come giocatore, quindi penso che non volesse dire ciò. Mister, mercoledì ho sentito a proposito di esternazione in campo gridare ai suoi ragazzi, non è la gestione delle sconfitte che mi preoccupa, ma delle vittorie. Certo. Appunto, si riferiva, immagino, soprattutto ai più giovani, però la domanda è soddisfatto di come la squadra di settimana si è allenata? Molto. Abbiamo fatto un allenamento ieri che penso che difficilmente si sarebbe allenata una squadra, c'era un diluvio, era difficile anche ad aprire la bocca perché l'acqua non te lo permetteva. Sì, io ho detto che la gestione della sconfitta secondo me è facilissimo, perché c'è più attenzione, c'è paura. La gestione della vittoria, soprattutto per una squadra giovane, è difficilissima. Questo è un mio convincimento. Molti sono più convinti che è molto più facile la gestione della settimana quando si vince, no? No, soprattutto quando hai una squadra giovane e viene da tre vittorie consecutive, secondo me è molto più difficile gestire le vittorie e non le sconfitte. Le sconfitte ti portano inverosimilmente a stare più attento, le sconfitte ti portano ad aver paura, la vittoria nell'inconscio ti porta sull'entusiasmo, però magari ad essere meno attento, perché pensi di aver raggiunto l'apoteosi. Mister, volevo chiederle di Alvatore Ancè, che ha un po' gestito questa settimana, soprattutto di Ancè, perché lei ha visto giusto la scorsa settimana che il ragazzo, insomma, poteva fare una grande prestazione, l'ha fatta, quindi anche col rientro di Morero le gerarchie un po' in difesa adesso come sono? Cambiano? Nelle mie squadre non esistono gerarchie, va fuori chiunque, penso di averlo dimostrato, e gioca chiunque. Quindi questa è una convinzione che non appartiene alla mia filosofia calcistica. Io non ho gerarchie, le gerarchie ce le hanno i deboli, io ho la meritocrazia. Meritocrazia è anche in funzione dell'avversario che vai a giocare, mi spiego meglio, magari se hai i giocatori più di gamba, no? Più di qualità, magari ci giochi con uno leggermente più rapido, se hai i giocatori che ti giocano con due punte fisiche, magari metti due più strutturati. Per fare un esempio, per argomentare in maniera tecnica la domanda che lei ha fatto, ma le gerarchie nella mia squadra non esiste, ve l'ho ampiamente dimostrato. Nelle squadre di Capuano esiste la meritocrazia, non la gerarchia. Quindi Gerard Badoro come stanno? La domanda sul sono
Igea, secondo me, si ripete Alba d'Oro qualche piccolo problema, come d'altronde tutti ce l'hanno, perché sono encomiabili questi ragazzi, però sicuramente disponibile. Ezio Lino, come si diceva prima, il livello, diciamo, la gestione delle vittorie del passato, del progresso, delle vittorie e delle sconfitte, è sempre un fatto che attiene, almeno secondo me, alla maturità psicologica dei calciatori. Ecco, in questo senso, da quando sei arrivato tu, in questi due mesi, a che punto è, secondo te, il processo di maturità, di trasformazione di questi ragazzi, di evoluzione di questi, soprattutto dei più giovani? Ma sicuramente, sai, quando uno arriva bisogna conoscersi, no? Magari all'inizio puoi sembrare magari quello che non sei. Io, soprattutto nella mia grande soddisfazione sulla crescita esponenziale del singolo, dei giovani, no? E poi logicamente della squadra. Penso che ci sono dei giovani che hanno fatto un miglioramento mostruoso. Non vorrei parlare solo di Parisi, vorrei parlare anche di Mikoski, vorrei parlare di Silvestri, vorrei parlare dello stesso Falunge, parlerei di Lanes. Tutti i giovani sono cresciuti in maniera notevolissima, penso, da quando sono arrivato, ma non perché prima, per l'amor di Dio, io parlo della mia gestione. Hanno avuto un momento di crescita esponenziale e continuano a crescere settimana per settimana, come è giusto che sia. Chiudiamo con Salvati e liberiamo il mister. Grazie. Per chiudere volevo chiedere cosa si prova al cospetto di una maschia comuna e se cosa ha provato a salire e scendere con la funicolare. Ah, è stata un'emozione particolare, bellissima, che non sono e ne posso descrivere. È la prima volta che mi sono recato a Montevergine. Avevo visto un film emozionante di Mario Merola, se ve lo ricordate, quando la madre prende la funicolare e trova la moglie del Merola nella chiesa, no? Esatto. È stato qualcosa di bellissimo che non dimenticherò mai. È stata una giornata bellissima, sono molto contento e sono rimasto fortemente emozionato nel vedere